Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2. Oggi vi mostro un gioco molto particolare, si chiama Doorways, è un gioco uscito da pochissimo in Greenlight, quindi in vendita adesso su Steam. Si chiama Doorways, appunto. Devo ringraziare Luke4316 perché è stato lui a fornirmi la key, quindi grazie Luke. E lui ci ha giocato 2 anni fa quando era ancora in beta e oggi sono qui a mostrarvi la versione finale. È un gioco di uno sviluppatore argentino, insomma, uno di quei pochi che è riuscito a scappare dall'indie. È ovviamente un gioco di paura e io sono calato del tutto nell'atmosfera, quindi cercherò di non urlare, ma se qualcuno mi spunta alle spalle non ne sono poi propriamente sicuro. Bene, ho deciso di lasciare tutto così com'è nelle impostazioni, come mamma l'ha fatto, diciamo, lo sviluppatore l'ha fatto, in modo da non avere distrazioni. Non so assolutamente del gioco, quindi l'affronteremo insieme. Incominciamo a leggere. What you need? A box to keep valuable object, a place. Locate notes, letter, no, a bag, ok. Diciamo che c'è una porta che ti dice di tenere un box, un posto dove tenere gli appunti, e una borsa dove mettere le cose necessarie, diciamo. Bene, iniziamo. Si può saltare, è molto agile, si può anche abbassare, e giustamente non si può entrare nella porta. Iniziamo molto molto bene. Ok, è un gioco che hanno già giocato in molti, quindi sinceramente non so che cosa andremo a vedere. Quindi, so che sta cosa smooth del mouse mi dà un fastidio della miseria. Niente, non c'è niente. Qualche scarafone. Oh, zitto. Allora sì. R. Un box con un uomo nudo che guarda in alto. Options esc. Ok, quindi questo lo spostiamo. Abbiamo trovato già qualcosa di utile. Magari c'è qualcos'altro qui sotto. Qua adesso l'avevamo già spostato, non c'è un cazzo. Bene, è tutto molto bello. Abbiamo trovato un box e fino a qua ci siamo, voglio dire. Quindi forse mi stanno dicendo devo spostare rocce a destra e a sinistra. Ma ho visto solo quelle. Non lo so. È un gioco misterioso. Vediamo questo gioco misterioso. Porca puttana, che palle. Rivediamo un attimo il box. C'è questa statua immonda. Non possiamo farci niente con la statua. Niente, proprio zero, porto zero. Ok, saltando, saltando, ho preso queste note. Ok, vediamo se c'è scritto qualcosa di utile. I don't know what I'm doing in this place. It's all a dream, it feels so real. Oh, è tutto così frail. Così vero. E che se folle. Ok, quindi adesso si dovrebbe essere sbloccato l'altra porta. So che con me questo gioco non avrà molto senso. Intanto ho aggiunto una luce perché sennò, ragazzi, non vedete un cazzo. Non riuscite a vedere nulla. Una bag. Oh, quindi si inizia. Si inizia. Si inizia. Questa prima parte ve la taglierò a tanti pezzettini perché tanto non c'è niente da fare. Oh, ok, era la chiave per aprire sta cosa. È cambiata la scritta. You have found all you need. Check your inventory to find a way to pass through. Ok. Ok, devo trovare una via. Magari aprendo la mia inventory. Oh, ragazzi, come tutti i giochi, la prima parte è sempre la più pallosa. E questo sicuramente non fa differenza. Siamo in una foresta. E sinceramente, meno male che ci siamo arrivati perché mi è crashato diverse volte il gioco. Comunque, procediamo e vediamo un attimo di trovare le pagine.
A quanto pare, insomma. Ok, va bene. Molto, molto bene. Andiamo avanti. Intanto con la mia forza del pensiero illumino, la via. Non ho idea di cosa si debba fare. Non ho assolutamente idea. Che cosa è successo? Ho visto un foglio là dietro. Poi, non lo so, va bene. Vediamo che dice. Nuove follow the steps. E ho dovuto prendere prosse. Vabbè, dobbiamo trovare un professore. Non mi sono mai serviti i fogli per trovare. Certo che però nel buio. Ecco, se ti avvicini nel buio la cosa si fa inquietante. Boh, proviamo a passare a ste parti. Andiamo giù. Ho visto qualcosa? Ah, no, è il fuoco. Comunque mi sono già perso. È tutto molto bello e mi sono già perso. Oh, un macete. Oh, ah, una torcia. Oh, vedi? Le torce servono per illuminare il cammino. Quindi, in linea di massima, ce la dovrei avere nell'inventory. Oh, mettigli fuoco adesso. Oh, bella, zio. Oh, sì che possiamo difenderci dai mostri. Però se salti si spegne. Capito? Mannaggia il cazzo, mannaggia. Ah. No. Praticamente non posso saltare quando c'ho sta torcia, se no. Quindi il tasto spazio me lo devo un attimo dimenticare. Oh, ma allora mi prendi per culo. Si spegne se salti, si spegne se vai troppo veloce. Che mi stai prendendo in giro? Che c'è qua? Oh, è porca troia, dai! Oh, che cazzo! Chi è qua? Che c'è? Oh, che palle! Che è questa cosa? Vaffanculo a tua zia, quella gran mignotta baldracca! Che cazzo era? Get out of the dark and illuminate. Ah, ok. Ok, adesso abbiamo capito che ci sono i cattivoni nei posti bui. Vaffanculo perché mi sono abbastanza cagato sotto. E ah, già il cazzo, corri. Tu, dove sei? Bambina immonda, dove sei? No. Ti sento, sa? Non ho capito perché si. Orca troia, ste torce che si spengono. Oddio. C'è. No, no, no. Corri, 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 corri. Bambina omicida bastarda. Tanto voi non mi freghi più. Vi si è gelato il sangue un po' prima, eh. Devo dire la verità, perché non me l'aspettavo fondamentalmente, però. Sa cosa che si spegne la torcia? Sei proprio scemo se ti fai spegnere la torcia. Aridaglie. E dai, ma manco lassù. Ah no, qua sono già venuto. Dai, torniamo di là. Quindi questa torcia è l'unica protezione che abbiamo contro il maligno. Quindi. Abbiamo capito che il maligno non si vuole fa vedere perché è brutto. Fa vedere il maligno è maligno e quando è maligno. Ecco. Ah, ce l'ho fatta. Dobbiamo essere decisi nel nostro cammino. Adesso si spegne, guarda. Ah, no, però sono arrivato. Ok, dobbiamo essere molto decisi. E io sono molto deciso. Sono molto deciso a prendere questi fogli per strada. Like me, how did they overcome the mortal? The defeated predator. Ok, comunque niente di importante. Solo che mi toglie la torcia, che palle. Via, corri, corri, ragazzo laggiù. Oh, ci sono dei morti appesi ad un albero. Che paura.
ritaglie e... Mannaggia che cazzo. Mi si toglie la torcia. Dov'è che erano gli uomini appesi morti? Mi sa che... Corri ragazzo laggiù. Oh. Dai. Chi è? Chi è là? Oh. Dai. The power of the torch. La torcia ha molta paura. Molta paura, torch, io. Che dite, ce la faccio? Sono un professionista io nel salto. Ma devo cascare, no? Corri ragazzo laggiù. Ok. Altro che parkour. Guarda, guarda, sui tronchi di argilla vecchia sto passando. Ok. Bravo, bravo Reddles, bravo. Tu sì che sai come attraversare i ponti. Ok, ci siamo. Molto bene. Bel cielo stellato, comunque devo dire. Comunque non mi sta terrorizzando più di molto, diciamo più di niente. Oh merda. Oddio, mi spaventa più cadere nel vuoto a bambina ancora. Che cazzo vuoi, bambina? Ciao, bimba. C'ho paura. Io devo passare, bimba. Come faccio? Come la mettiamo? Vabbè. Ah, che paura. E quindi? E quindi sono morto? Find another way. Ok. Beh, tu sei sempre lì, eh? Vabbè, ragazzi, inizierò un nuovo gameplay. Con lei alle spalle, quindi ci sentiamo alla prossima.